approccio al dentista, non tanto di riabilitazione, ma come bisogna approcciarsi alla terapia, al dentista, al percorso che si deve fare. E vi ho portato qua con voi due elementi, due oggetti che fanno parte delle riflessioni che faremo oggi. Un pacchetto di sigarette di Giorgio, questo è il pacchetto di sigarette di Giorgio che fuma, accendiamo anche questo monitor e vediamo se si accende. Non è questo, quest'altro, prova quello. E la bicicletta, che correlazione c'è secondo voi tra questi due oggetti? Salute e danno. Salute e danno, che stile di vita? Semplicemente, Giorgio ha questo stile di vita, io ho quello stile di vita. E gli effetti dello stile di vita poi sulla mia salute e sulla sua salute saranno diversi. Ok, sul lungo termine, chiaramente non parlo di una settimana, io una settimana in bicicletta, massimo di sviluppo e affaticamento acido lattico, come pure se inizia a fumare un pacchetto di sigarette una settimana non mi viene il tumore, non mi viene la piorrea, non mi viene la parodontite. Se però sul lungo termine io tengo quelle abitudini, quegli stili di vita, sul lungo termine allora si hanno tutti dei problemi che vengono dopo. L'approccio al dentista è importante perché è un po' come l'abitudine di vita, lo stile di vita. C'è chi pensa al medico quando c'è il problema e chi pensa invece al medico quando non c'è il problema. Quindi la prevenzione oppure la cura. Secondo voi è meglio curare o prevenire? Sicuramente prevenire. È meglio secondo voi fare pittare un attimo la casa ogni due anni oppure andare a radere a sole e rifare la ristrutturazione dopo 20 anni? La pittata, un pochino di, come dire, di manutenzione quotidiana, quello poi tiene la casa fresca sempre, non marciscono i muri, non va poi ristrutturata, staccato tutto lo stucco e rifatti grossi lavori o peggio aggiunti pilastri perché il soffitto sta venendo giù. L'approccio al dentista è fondamentale perché questi lavori non dovrebbero esistere, questi tipi di lavori. Quindi la domanda di oggi è: posso curare a metà la bocca? Posso fare metà delle terapie, prima un'arcata e poi l'altra arcata l'anno dopo? Questa è la domanda a cui rispondiamo oggi. Ok, la risposta è approccio al dentista. Quando mi fanno questa domanda è un po' come: posso smettere di fumare che ne so, un anno e poi riprendo? Oppure le cose o le fai o non le fai. Delle volte bisogna prendere decisioni. Il verbo decidere deriva dal verbo recidere, tagliare fuori qualsiasi altra possibilità di riprendere in considerazione quella possibilità. Se io decido di smettere di fumare, come ho fatto in passato, e l'ho portata qua, oggi la bicicletta, perché il modo come ho smesso di fumare. Io fumavo. Quando ero studente fumavo. Poi ho smesso di fumare quando ho iniziato a lavorare con i centri di fumo. Ora con i centri di fumo mi hanno insegnato che non potevo smettere di fumare se non iniziavo a fare qualcos'altro. Non smetti di fumare smettendo di fumare. Devi sostituire quell'abitudine con un'altra abitudine, semplicemente. Che può essere il chewing gum, può essere lo sport, oppure può essere un'unione di nuove abitudini. A livello di studi hanno verificato che le nuove abitudini, ne parleremo meglio dopo, si creano, si rafforzano quando tu metti tre cose che ti piacciono tutte insieme. Se tu metti, io vi spiego cosa io ho fatto per smettere di fumare, dopo cena, stanco da lavoro, potevo prendere, accendere una sigaretta, capite? Una sigaretta e una birra, sviluppate una dipendenza. Poi vorrete sempre fare quei gesti, dopo sviluppate quello che è il rito, il rituale. Allora io cosa ho iniziato? A sostituire quel rituale che avevo creato con un nuovo rituale. Il rituale era dopo che tornavo dal lavoro, mi ero fatto la playlist delle canzoni che mi piacevano, proprio quelle che mi casavano, me le mettevo nelle orecchie e andavo a correre in mezzo ai turisti per Roma dove abitavo e mi facevo Quirinale, Fontana di Trevi, Pantheon, arrivavo a Campo dei Fiori, poi tornavo indietro e mi vedevo passeggiando stanco la bella visuale dei Fori Imperiali a Roma. Poi tornavo a casa, facevo la doccia, mi mettevo a guardare le cose su internet, a studiare, queste cose qua. E allo stesso tempo cosa facevo? Correvo. La corsa mi faceva riempire i polmoni, ok, come fumare,
mezzo ai turisti con la musica negli orecchi, allo stesso tempo mi sentivo, mi contaminavo con l'energia positiva di tutte quelle persone che erano in vacanza. Ho smesso di fumare, ma avevo iniziato a fare un'altra cosa diversa, che me l'ero studiata. Non avrei mai smesso di fumare se non avessi iniziato con un nuovo rito. Poi associ magari dolore, il primo periodo, a quando smetti di fumare, per esempio è sempre meglio intossicarsi per una o due settimane dove fumi almeno una stecca di sigarette. E poi fai una settimana dove non fumi più e non vai a correre, mangi cibi sani che ti alcalinizzano e poi dopo riprendi a fumare un'altra settimana e hai che cosa? Quel muro di scontro con i due stati fisici diversi. E lì inizia a sviluppare anche la repulsione. Infatti c'è quelli che ti insegnano per esempio a uscire dalle dipendenze che consigliano per esempio, vuoi avere il figlio che non si droga, portali in mezzo ai drogati da piccolo a 10 anni, tutti con le siringhe in vena che stanno male, si traumatizza il bambino. Oppure gli fai fumare un pacchetto di sigarette, 10-12 anni, vomita, non fumerai più per tutta la vita, l'hai traumatizzato. E lo puoi fare o da adulto oppure da grande. Da adulto serve il sistema delle associazioni. È difficile uscire dalle dipendenze perché prima ancora di io fare l'associazione, le tre associazioni, l'associazione quindi prendere, ho preso una decisione, quello che vi dicevo prima. Non puoi tu iniziare a fare qualcosa se non prendi una decisione, quindi recidere, la possibilità di prendere in considerazione qualcosa che rifai di nuovo quella cosa in futuro. Ho deciso. Quando si arriva in questi stadi, delle volte, perché non si prende la decisione? Che si arriva delle volte in questi stadi qua, avanzati, è perché in passato non si è preso la decisione. Rimandi, sino ad arrivare poi a uno stadio grave, avanzato, in cui dici basta, non un'ora, non un minuto di più. Vado e mi sistemo la bocca, però più delle volte in quei casi avanzati si arriva a questa situazione in cui bisogna andare a rimuovere tutte le radici e andarle a sostituire con qualcosa di artificiale, quindi la ricostruttiva della bocca.